chiesto un trucco sul verde e un'altra mi ha richiesto un trucco sull'azzurro. Quindi farò queste due richieste in un solo video. Allora, iniziamo con la richiesta sul verde. Questo ombretto qui, verde, è un verde brillantinato, diciamo un verde acqua. Sui toni verde acqua con i riflessi anche verdi. Questo è della Kiko ed è il numero 110. Molto bello. Poi intanto vi sto facendo vedere quello che ho, poi vi faccio il trucco. Poi ho quest'altro della Essence, che è un verde acido. Questo è il numero 60. Verde abbastanza acido. Verde acido. Che è lo stesso colore, io ce l'ho in matita, sempre della Essence. Questa è la numero 20, che è lo stesso. È lo stesso verde. Forse questo è un pochino più scuro, però è sempre lo stesso verde acido. Poi ho queste due matite della linea Glamours. Una è la 411, che è questo verde scuro. Poi ho quest'altra, che è la numero 412, che è sempre verde. Però è più chiara, più un verde prato, ecco. Queste, diciamo, sono le tonalità del verde. Allora, di qua ho usato, vabbè, quello di prima, l'ombretto, quello verde acido della Essence, e sotto, come linea, l'ho fatta con la 412 della Kiko, quella che vi ho fatto vedere prima. Di qua invece ho usato tutto quello che vi ho fatto vedere prima. Diciamo, questo può essere un'idea, diciamo, mettere un colore più acceso all'angolo dell'occhio, appunto per dargli luce, per illuminarlo, e diciamo mettere uno più scuro dall'altra parte o solo sulla piega dell'occhio, appunto per dare profondità. Passiamo agli azzurri e i blu. Ho due sempre della Kiko, quelle normali. Ho questi due colori, che sono un azzurro e ho, diciamo, un blu chiaro. Questo è l'azzurro e questo è il blu chiaro, un blu mare, diciamo, nemmeno, un blu chiaro. Questo qui, l'azzurro, è il numero 104. E invece quest'altro, quello più scuro, è il numero 106. Ok, poi ho questi due, celeste e un blu petrolio, che questi sono quelli della linea Glamours, gli stessi che ho del verde, un turchese e un blu petrolio, appunto. Questo è il turchese, questo qui, e questo invece è il blu petrolio, non so parlare. Il turchese è il numero 408 e il blu petrolio è il numero 409. Vabbè, io ci ho aggiunto anche questo favoloso eyeliner, il numero 4, è davvero favoloso.
Allora, parto con un celestino molto vecchio, questo è della linea della Essence, penso che non si trovi più. Che ho rotto. Perché furba io, non sapevo come si apriva, non stavo pensando che si apriva così. Quindi continuavo ad aprirlo così. Ho fatto no, questo è fallato. No, dai, non è possibile, è fallato, eh. Dopo che ho rotto la scatoletta, quindi che me lo sono ritrovato in mano così, ho fatto no, ma qui ci manca un pezzo. Ho fatto così, vabbè, lo richiudo. No, si apre così. Cioè proprio. Infatti l'ho tipo crepato per aprirlo. Vabbè, comunque questo è il numero 12, So Beautiful. Non penso che lo troverete ancora, però è un celestino. Questo qui chiarissimo proprio. C'è questo favoloso blu dei quad, questo fantastico blu. Questa è la palettina che ho messo anche nel meglio di ottobre, che è stra stupenda, ed è la numero 11, che wow, io amo questo colore. E poi come ultimo questo pigmento blu della Essence, che è il numero 17, e anche questo è favoloso. Vabbè, è un blu. Qui ho usato matita della Kiko 408 sotto, poi ombrettino blu di qua, e all'angolo interno quest'altro del duo, e sopra la linea, cioè no, la linea l'ho fatta con il numero 106. Di qua invece ho usato il pigmentino blu, numero 17, e la linea l'ho fatta con il 104 della Kiko. E ho usato sotto la matita petrolio. Queste erano le due richieste. Spero sia riuscita ad accontentarvi. Qualunque trucco che faccio o che vedete, lo potete sempre ricreare, basta che usate i colori che piacciono a voi. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao!